Allora ragazzi, bentornati, video numero 3, parleremo oggi delle principali tecniche di John che ha utilizzato nella sua carriera. Ovviamente, come avete letto nella parte scritta, principalmente le sue tecniche, soprattutto con la mano destra, sono essenzialmente tre: pizzicato, l'uso del pollice e l'uso del plettro. Non mancano comunque degli episodi, dei piccoli magari passaggi in dei brani dove ad esempio utilizza armonici artificiali, vedi The Millionaire Waltz. Quindi pure lo slap in Cool Cat, ad esempio, era un bassista che magari queste cose le utilizzava raramente al momento giusto, senza essere troppo invasivo, ma sicuramente era un bassista e un musicista che si aggiornava, che conosceva. Penso e sono sicuro che conoscesse molto bene anche proprio l'armonia, anche perché suonare il pianoforte, suonare la chitarra, comporre senza conoscere l'armonia, quantomeno le basi, un livello medio, è difficile. Quindi sono sicuro di questo, sono sicuro che era un musicista molto, molto più valido di quello che la gente comune, la gente un po' ignorante, ritiene. Detto questo, andiamo a vedere le tecniche appunto principali. Una cosa che mi sono dimenticato è che usava molto anche, soprattutto nei brani, forse un pochino più vecchi, quindi i primi album, usava molto anche gli abbellimenti. Mi ricordo in alcuni passaggi dei trilli, dei vibrati, dei glissati. Quindi basta cercarli un po', perché John non era un tipo un Pastorius o un Marcus Miller che in ogni brano c'è qualcosa. Era uno che te le dava al punto giusto, nel momento giusto, ma insomma, credo che non debba dare dimostrazione di niente. Insomma, un bassista che ha fatto la storia, punto. Allora, il suo pizzicato, da quello che io ho visto nei tantissimi concerti, nei tantissimi video dei Queen e non solo, soprattutto quando usava precision, mi sembra che il pollice lo tenesse fisso sul pickup. Correggetemi se sbaglio, non so se faceva la classica diciamo discesa nella corda di Mi quando suonava le altre corde. Questo non lo so, non sono sicuro. Mi sembra che comunque restasse abbastanza fermo, diciamo, con la mano. Ovviamente pizzicava alternando le dita, ma spesso lo vediamo anche proprio, faccio un esempio, sul solo di Liar, spero si pronunci così. C'è un live in cui utilizza proprio, forse per dare ancora più groove, più potenza al solo, utilizza tutte e due le mani, le dita, scusate, contemporaneamente. Quindi un pizzicato abbastanza classico, soprattutto per quell'epoca. Non mancano occasioni in cui si sposta un po' più vicino alla tastiera, però
più raramente lo vediamo nel pizzicato vicino al ponte, quando magari serviva un suono un pochino più, diciamo, brillante, probabilmente usava Music Man, che ha pick up un po' più nella parte, diciamo, intermedia tra questi pick up e il ponte. Quindi, un'altra cosa molto carina di John è che spesso lo vediamo nei live leccarsi le dita. Io mi sono fatto due idee. Una è che quando anch'io ho usato in passato, ora non uso più le corde lisce, quindi qui mi dovrei un po' contraddire, perché io sono dell'idea che lui non le usasse, però potrebbe anche essere che in alcuni live aveva montato appunto le corde lisce, e per esperienza vi dico che con le lisce anch'io sentivo il bisogno di, diciamo, di bagnare le dita per il pizzicato, perché dopo un po' sentivo che non mi scorrevano più. Quindi non ho mai avuto un grande feeling con le corde lisce, tant'è che anche sul fretless io monto le ruvide perché mi trovo meglio, mi piace di più il suono, che comunque potete sperimentare, perché non sia mai che possa essere, diciamo, il suono della vostra vita. Quindi lo vediamo appunto molto spesso fare questo giochino divertente, oppure altra idea che mi sono fatto è semplicemente che fosse un suo modo per avere più, diciamo, grip con le corde, più feeling, eccetera. Comunque, rimarrà un po' un mistero. John era anche molto, seppur sempre preciso, molto pulito nel sound. Era anche abbastanza veloce, aveva una velocità non indifferente. Ha fatto dei groove, delle linee basso abbastanza complesse, in cui ha dimostrato che anche la velocità non gli mancava. Non era ovviamente un virtuoso, però insomma ha dato dimostrazione anche di questo. Soprattutto aveva tanta dinamica, il pizzicato. Possiamo sentire da un volume molto forte, faccio un esempio. Sentite come cambia il suono solo aprendo un po' leggermente il tono, la manopola del tono, o chiudendo, totalmente. Qualcosa del genere è solo il Dragon Attack. Qui è molto molto forte, ma per esempio un brano come Auchan Agon con Freddy e Montserrat Caballé ha un suono quasi felpato, perché il brano richiedeva quello, un basso molto sentimentale, molto melodico, quindi aveva una dinamica non indifferente, ecco. E sapeva sempre adattarsi alle situazioni senza mai essere di troppo, e senza mai però diciamo lasciare niente al caso. Io quando mi trovo a suonare i brani dei Queen, ecco, una cosa che mi capita con pochissimi altri gruppi, con pochissimi altri artisti, quando suono i loro brani, non trovo mai niente da aggiungere a quello che ha fatto lui. Tutto ciò che aggiungo è fuori luogo, insomma, è perfetto così com'è in ogni brano, e questo è un dono, è diciamo una sua dote, un suo pregio che è indiscutibile. Allora, passiamo comunque, ha utilizzato anche
anche le ghost, soprattutto nei pezzi un pochino più funk, ora poi vedremo più avanti. Il plettro, io per l'appunto ho proprio i plettri che usava lui, li comprai una decina d'anni fa, non si trovano più nemmeno a piangere, della Martin Blue Heavy, che hanno appunto la parte con il grip, diciamo, per l'impugnatura. Sono una specie di plastica, non è plastica, non mi ricordo il materiale, e purtroppo si rompono molto spesso, molto facilmente. Tant'è che, come avete visto nel video di Wembley alla fine di Now I'm Here, quando fa un accordo di mi settima, un altro pesce suo, comincia, insomma, a plettrare abbastanza forte, ne rompe due nel giro di pochi secondi, vede che li tira. Beh, questa è una curiosità. Comunque, ha fatto anche, diciamo, appunto, tramite l'uso del plettro, ha reso il suo suono ancora più adatto ai brani un po' più rock. Ecco, a me mi viene in mente One Vision, la versione live, c'è, cioè, un tiro allucinante, cosa che magari con il pizzicato difficilmente avrebbe reso nella stessa maniera. Oppure Now I'm Here, Tired Mother Down, e altri, Hammer to Fall. Avevo fatto un video poco tempo fa proprio per far vedere che in certi brani conta la pacca, conta il tiro più che tante note o tanti fraseggi. Eccetera. Ecco, lui, a differenza ad esempio di altri bassisti che magari plettrano più o meno sopra il pick-up, comunque un pochino più vicino al manico, lui tendeva a suonare più vicino al ponte. Ecco, questo ci ho fatto caso non da tantissimo tempo. Guardavo, mi sembra, proprio Now I'm Here, live Wembley con la John Cam. Un'altra caratteristica, suonava molto, ovviamente era molto leggero, non diciamo in tensione, e riusciva a fare delle linee anche abbastanza veloci e complicate tranquillamente con il plettro, no, cosa non da tutti, ecco. Ma cosa volevo dire? Questo poteva essere un discorso di comodità, quindi piuttosto che fare questo, si ritrovava a suo agio più in questa posizione, oppure di sound, che più ci avviciniamo al ponte, il suono ovviamente cambia. Può essere, appunto, può essere una di queste supposizioni. Infine, l'utilizzo del pollice, in primis il palm muting. Io ho fatto una lezione, potete trovare gratuitamente sul mio YouTube, proprio sul palm muting, che sarebbe appunto appoggiare il palmo della mano destra su, diciamo, sul ponte, per stoppare leggermente le corde e ricreare un po' quel sound alla James Jamerson. Ecco,
po' stoppato, appunto, tipico degli anni 60, della Motown, quell'epoca lì. Ecco, un esempio molto in cui si sente molto bene è Cool Cat, l'album Hot Space, se non sbaglio, scritta proprio da John, e lì ne fa largo uso. Ora mi ricordo, non ho portata in mano le tonalità, quindi ho una memoria pessima, però quel brano lo uso, oppure in alcuni passaggi Show Must Go On anche, si sente bene con la traccia, poi che vedremo più avanti, traccia separata della versione originale, si sente proprio l'uso del palm muting. Quindi, utilizzare il pollice sia per ricreare questo suono, posti come fanno tanti che mettono, diciamo, un po' di gomma sotto le corde vicino al ponte per stopparle automaticamente, c'è questa possibilità e lui utilizzava appunto queste. Oppure in brani come Wants to Live Forever, ad esempio, visto nel live Wembley. Ci sono dei passaggi in cui anche se non stoppa, quindi non usa il palm muting, suona con il pollice, probabilmente per gusto suo personale, o per comodità o chissà per cosa. Quindi lo utilizzava in questi due modi, ma anche in molte altre occasioni lo si vede suonare semplicemente con il pollice. Pollice o pollice indice, eccetera, eccetera. Quindi, questo per quanto riguarda la mano destra, diciamo, credo che abbiamo detto più o meno tutto. Lo slap l'ha usato molto poco, si può sentire in alcune versioni di Somebody to Love, oppure proprio in Dragon Attack, mi sembra, nei live. Qualche nota in Cool Cat ancora, cosa del genere. Quindi non era molto amante di questa tecnica, anche perché magari non serviva all'interno dei brani di Queen più di tanto, quindi non ne ha fatto largo uso. Per quanto riguarda la mano sinistra, John era proprio un classico bassista della sua epoca, ecco, la tecnica, diciamo, è stata evoluta dopo. Comunque, diciamo che si trovava bene così, e diciamo, durante tutta la sua carriera spesso si vede addirittura il spuntare il pollice dal manico, sulla tastiera, cosa che a me mi tornerebbe veramente scomodo. Per il resto comunque mi sembra che avesse una bella estensione, anche perché il precisione è un bassone bello grosso, una bella precisione. Raramente si sentono note che escono male o quant'altro, quindi anche secondo me un'ottima tecnica anche con la mano sinistra. Usava molto, conosceva benissimo la tastiera, magari questo vedremo più avanti, perché spesso andava molto nel range alto. Che dire, a livello di tecnica, mi sembra di aver detto più o meno tutto. Semmai, se mi dovessi scordare qualcosa, lo dico al prossimo video. Per ora è tutto, quindi spero che vi stia interessando questo viaggio. Siamo all'inizio, va bene, vedremo tutto in seguito. E vi aspetto al prossimo video e grazie ancora.